Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, sono Mark Gamer. Oggi come vedete siamo ancora su GTA 5 per PC ragazzi. Oggi però, come vedete dal titolo, c'è una sorpresa, o meglio, una novità. Siamo dentro in GTA 5, sì, ma con una mod, anzi più di una, scusate. La prima è la mod menu. Il secondo invece, come avrete già letto dal titolo, è la mod della vita reale. Ragazzi, devo adesso, questo qui, come avete appunto letto ancora dal titolo, è solo un'introduzione, perché io avevo pensato se fare o una serie appunto sulla vita reale, è che devo ancora un po' vedere un po' di cose, oppure fare dei video su delle mod di GTA in generale, tipo. Quindi volevo chiedervi a voi cosa ne pensate, e basta scrivere nei commenti ragazzi, che io poi appunto li guarderò e deciderò, ok ragazzi? Poi se volete anche dei tutorial su come mettere dentro le mod, basta appunto che me lo chiedete nei commenti. Niente ragazzi, adesso in questo video faccio un po' vedere che cos'è questa mod e anche di che cosa tratta, tipo cosa si può fare. Siccome vedete qui, adesso partiamo subito dalla mappa, che è un po' più facile. In questa mod ci abbiamo tantissime cose, tipo la cosa più bella per me è che possiamo comprare tantissime case con garage inclusi come in GTA Online, e possiamo lavorare, andare a lavorare. Non è che prendiamo chissà quanti soldi, ma è come nella vita reale, perché appunto, adesso vi faccio vedere un esempio velocissimo, se mai non andiamo a lavoro con questo. Se io provo a fare questo lavoro, mi dice che devo andare al college, ok? Quindi devo andare a studiare. E si può fare ragazzi, si può fare. Quindi si può andare a studiare, si può andare a lavorare. Giustamente, con questo lavoro guadagneremo tanto. Con altri invece, tipo al Burger Shot, mi sembra che si chiama, possiamo lavorare anche senza titolo di studio. Un'altra cosa che mi è piaciuta è al fatto della benzina. È che anche qua c'è da chiarire due o tre cose. Tipo, se vado velocissimo non consumo un cazzo, tipo la moto. Se vado invece piano mi consuma, mi ciuccia come non so che. Come si fa a capire la benzina? Facilissimo. Praticamente sopra la minimappa, come vedete, c'è una linea arancione che piano piano scende, ok? Giustamente sotto la metà, quella praticamente è la benzina, quella lì, in poche parole. Niente ragazzi, appunto quando vi va a zero bisogna andare a fare la benzina. Non è che... Un'altra cosa bella, molto bella, è il fatto di mangiare, dormire e il divertimento. Giustamente si trova a destra della minimappa e quelle tre scritte lì si colorano quando abbiamo bisogno. Tipo, da bianco, che è il top, va a verde, arancione, rosso. Io non ho ancora provato ad andare sul rosso, quindi non so cosa succede sul rosso. Quando succederà ve lo scrivo, questi sono bei barboni, ve lo scrivo sotto la descrizione, che se lo scoprirò, non lo so. Poi cosa c'è da dire? Qui appunto c'è il divertimento, quindi possiamo tipo possiamo andare nei locali e robe del genere. Possiamo anche andare a fare la spesa. E dico veramente, possiamo andare a fare la spesa. Adesso vi faccio vedere. Praticamente però abbiamo l'opportunità, è come in GTA Online alla fin fine. Abbiamo appunto l'opportunità di taccheggiarlo, quindi fare una rapina, oppure di comprare il cibo. Ragazzi scusate se mi va a scatti tanto in tanto, che quasi sempre è che appunto ho un po' di cose aperte e non posso chiuderle. Siccome ho il computer fisso, sto cercando una scheda video un po' più potentina per almeno far girare GTA. Se avete dei consigli scrivetelo nei commenti, anche questo. Ragazzi, poi vi volevo chiedere, anzi adesso volevo andare a cercare la mod, se esiste, però non lo so, se si può appunto fare le rapine come in GTA Online, però su single player. Ed è una cosa che, se esiste la mod, basta, inizierò a fare le serie su quella, perché è veramente una figata. Ragazzi, appunto io qua, se noi ci fermiamo, ci dice che adesso non abbiamo bisogno di far benzina, però se noi schiacciamo la E ci fa benzina. Niente, adesso guardate, appunto io stavo appunto cercando se fare le serie sulle mod oppure su qualcos'altro. Comunque adesso vedo un po'. Come vedete noi entriamo nel negozio, giustamente se tiriamo fuori le armi inizia a fare la rapina. Facciamo E
e ci dice se vogliamo comprare appunto queste tre cose oppure il taccheggio in basso a destra con la barra spaziatrice. Adesso noi non facciamo nessuna di queste cose qua perché... Niente, ragazzi, una cosa un po' bruttina è che io pensavo che appunto avendo la mod usavo i soldi guadagnati col lavoro, quindi avevo un conto separato da GTA 5, invece no. Usiamo per comprare tutte le cose della mod, tipo adesso io vi faccio vedere il parcheggio qui, tipo questa casa qua, no? Adesso vi faccio vedere quanti soldi ho. Ho 2 miliardi e 147.120. Io tipo adesso compro questa casa. Ho già acquistato case, quindi 137.000 a compro. Ho 2 miliardi 146.983. E appunto questa è un po' una, diciamo, fregatura, tipo, perché, cioè, se uno inizia il gioco, no? Cioè, non ha un cazzo, vorrebbe lavorare tutto. È che non so se iniziate il gioco non vi fa fare le missioni. Questo non lo so. Eccoci qua. Un'altra cosa bella, devo dire, un po' così, un po' noiosa, ecco. La polizia. Se voi andate veloce, oppure se voi, come vedete, passate col rosso, oppure state sui marciapiedi, oppure siete un pericolo per il pubblico, guardate, vi fermano. Potete. Adesso fissate in alto a sinistra, guardate. Guardate che adesso arrivano i poliziotti. Voi guardate in alto a sinistra che vi esce una tendina. Ok? E basta che vi muovete, però è porca di quella puttana, perché sennò siamo qua fino a mezzanotte e non faccio più il video. Ok, levati dal cazzo pullman. Quindi, ragazzi, sono idioti. Eccolo, eccoci qua. Allora, qua sto scappando. E adesso però facciamo una cosa, guardate. Mi lagga un botto, altro che. Ok, allora stavo dicendo, appunto, se voi andate forte, siete un pericolo e tutto, la polizia vi arresta. Come vedete, guardate. Appunto, adesso io sto guidando su un marciapiede, in teoria appunto stanno tornando indietro. Adesso aspettiamo un attimo, ok? Stiamo fermi perché appunto se noi ci muoviamo è come se scappiamo, è normale. Che adesso vi esce una tendina con su delle diverse opzioni, tipo o farci arrestare, oppure in teoria è farci arrestare, però non ne sono sicuro. Oppure pagare la cauzione di 1000 dollari, pagare la multa, oppure scappare. Adesso proviamo a farci arrestare, che sono curioso, ragazzi. Sì, ci mettono un po' ad arrivare. È una cosa che ho notato, ci mettono un po' appunto a venirmi incontro. Non so il perché. Di tanto in tanto, se siete in macchina, vi vengono incontro subito. Invece se siete in moto no, non so il perché, ragazzi, ve lo devo dire, non so il perché. Come vedete qua siamo fermi ancora. No, un cazzo, quindi noi facciamo F4, facciamo player, facciamo down. Ok. Ok, buono, aspetta, ok. Dai cazzo, scendete e venite incontro. In teoria adesso mi dovrebbero restare, speriamo, perché sai com'è. Niente ragazzi, la polizia è un po' handicappata adesso. Allora, proviamo a fare una cosa. Spawniamoci una macchina e facciamo le cagate. Vi faccio vedere appunto quando ci arrestano, tipo. Ok ragazzi, tipo noi adesso prendiamo questa macchina qui. Proviamo ad andare su un marciapiede o... Stiamo un po' su un marciapiede. Via, levati dalle palle. Ok ragazzi, come vedete... Oddio no! Come vedete appunto la mia... la polizia mi ha fermato giustamente se non volavo giù dal coso. Adesso come cazzo facciamo? Vabbè ragazzi, spero che... Perché cazzo non riusciamo neanche a farci beccare dalla polizia. Quando dovremmo farci beccare? Quando
dobbiamo farci beccare, non riescono a beccarci. Comunque, vi esce una tendina e poi lo scoprirete voi, appunto, potete o essere arrestati oppure pagare la cauzione o scappare. Niente ragazzi, 5 ore per fare questa cosa che alla fine non l'abbiamo nemmeno fatta. Qui c'è un salto da fare, anche se mi va a scatti lo faccio lo stesso. Minchia, gira cazzo. No, no, no. Se noi passiamo col rosso, sì. Andiamo. Perché ragazzi, non è che ve lo fa sempre. Quando voi c'è la polizia, lo fa. Quando c'è la polizia in giro. Ragazzi, mi va troppo a scatti. Scusate che devo risolvere subitissimamente questo problema. Niente, più di dirvi questo, non so che altre cose ci sono. Appunto, fatemi sapere nei commenti se volete o la serie di questa mod, oppure una serie di altre mod, oppure se faccio altre, diciamo, presentazioni di mod, oppure che faccio dei tutorial. Basta che ve lo scrivete nei commenti. Mettete mi piace se vi piacciono i video di GTA 5. Mi raccomando, allora mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.